Ciao ragazzi, camminare, correre, dormire. Questi tre sono azioni, parole che descrivono azioni e rappresentano le tre coniugazioni in are, ere e ire. Prima, seconda e terza coniugazione. È molto importante capire che la desinenza del verbo è quella parte variabile. Are, per esempio, ere, ire è il modo infinito del verbo. Vuol dire non sappiamo quando né chi fa l'azione di camminare, di correre, di dormire. Invece nel modo indicativo sono sei le persone del verbo o pronomi personali che fanno una azione. I pronomi personali al singolare sono io, tu e lui o lei. E i pronomi personali ognuno ha il suo plurale. Noi, voi, loro. Attenzione, perché quando parliamo del modo infinito non ci sono persone, non ha la persona il modo infinito perché l'azione precisamente è infinita. Ciao bambini, a studiare i verbi!